questa parte, grazie. Inclusiva e sostenibile. Così è l'ecospiaggia d'Annunziana, inaugurata questa mattina sulla riviera sud di Pescara davanti al parco dei teatri D'Annunzio e Flaiano. Simile a quella realizzata lo scorso anno sulla riviera nord, l'ecospiaggia con giardino dunale nasce da un progetto che ha per obiettivi la sostenibilità ambientale, la tutela del paesaggio, l'educazione al rispetto della natura e l'inclusività per garantire a tutti la massima fruibilità dell'arenile e del mare, come dichiarato dal sindaco Carlo Masci. Sulle spiagge stiamo operando oramai da quando ci siamo insediati per trasformarle in giardini dunali. L'anno scorso abbiamo inaugurato la spiaggia di fronte a Via Leopoldo Musi, che è uno spettacolo incredibile, apprezzata da tutti. Quest'anno abbiamo fatto lo stesso intervento a Porta Nuova con questa spiaggia che era da sempre abbandonata e che oggi è diventato veramente un giardino dunale come era una volta e come dovrebbero essere tutte le nostre spiagge. Credo che stiamo dimostrando che il pubblico riesce a fare cose che in passato non si riusciva neanche ad immaginare. Mi auguro che queste spiagge siano l'esempio per come si devono fare le spiagge su tutta la costa pescarese, perché io spero che tutte le spiagge, anche quelle che oggi sono in concessione, possano tornare a vivere con molto verde, con le dune, ritagliare su ogni spazio in concessione queste situazioni che sono bellissime, molto apprezzate, soprattutto dal punto di vista ambientale, recuperano una tradizione, una cultura che era quella pescarese, delle dune, del paesaggio dunale, che poi nel tempo è scomparso e che invece oggi sta ritornando prepotentemente sulle nostre spiagge con una bellezza incredibile grazie a un'attività che noi poniamo in essere anche con l'aiuto di privati che vogliono investire su Pescara per renderla più bella, più attraente, più vivibile. Situata nell'area demaniale di spiaggia libera sul lungomare Papa Giovanni XXIII, l'ecospiaggia è stata realizzata interamente con il contributo di privati, come dichiarato dal vice sindaco Gianni Santilli. Complessivamente noi abbiamo ottenuto dai privati 85.000 euro. 75.000 euro sono stati spesi per la riqualificazione di questa spiaggia libera e 10.000 euro per la riqualificazione di tutto ciò che riguarda il teatro D'Annunzio, le aiuole avanti al teatro D'Annunzio e lungo la riviera. Ci sono delle zone dove i bagnanti non potranno accedere, sono delle zone ben delimitate, invece tutta l'altra zona sarà fruibile per i cittadini di Pescara.